avermi dato la parola e soprattutto per aver organizzato questa serie di letture filosofiche. Ringrazio con lui Raffaella Campaner, che pure ha contribuito all'ideazione di questa serie. E naturalmente ringrazio tutti voi che siete qui intervenuti. Il testo che ho scelto per la lettura di questa sera è il capitolo 10 di Lo sguardo da nessun luogo, la traduzione italiana di un libro di Thomas Nagel del 1986, il cui titolo originale è The View from Nowhere, tradotto appunto come Lo sguardo da nessun luogo. Thomas Nagel, come qualcuno di voi saprà, è un filosofo statunitense, nato nel 1937 a Belgrado e ora professore emerito presso l'Università di New York, il quale si è occupato soprattutto di filosofia morale e filosofia politica, ma anche di filosofia della mente. In effetti è noto forse soprattutto fra coloro che non si occupano di filosofia morale e filosofia politica per un saggio intitolato What is it like to be a bat? Cosa si prova a essere un pipistrello, che è stato al centro di un accalorato dibattito e un prolungato dibattito sul posto della coscienza e nella nostra immagine del mondo. I libri principali di Thomas Nagel sono The Possibility of Altruism del 1970, Mortal Questions del 1979, The View from Nowhere, il testo di stasera, del 1986, The Last Word del 1997 e più recentemente il discorso Mind and Cosmos del 2012. Come alcuni di voi avranno notato, il testo che ho scelto, il decimo capitolo di questo libro, The View from Nowhere, non riflette direttamente i miei principali interessi di ricerca, ma l'ho scelto perché solleva una questione con cui credo sia inevitabile prima o poi che ciascuno di noi si confronti, perlomeno se vuole essere onesto con se stesso. Il libro affronta questa questione a partire dalla distinzione fra due prospettive, fra due standpoints, che secondo Nagel caratterizzano l'esistenza, come scrive nella introduzione al libro, di ogni creatura che abbia l'impulso e la capacità di trascendere il proprio particolare punto di vista e di concepire il mondo come un tutto. E le due prospettive sono quelle che Nagel chiama la prospettiva soggettiva e la prospettiva oggettiva. Anche se in realtà si premura di precisare che in realtà c'è un continuum di prospettive dalle più soggettive alle più oggettive. La prospettiva soggettiva è quella occupata da ciascuno di noi, il quale è nato in un certo periodo storico, si trova in un certo luogo, ha un certo corredo psicofisico, è in grado, che so, di percepire soltanto parte dello spettro e utilizza un repertorio di concetti che è direttamente collegato alla sua situazione, alla sua localizzazione nel mondo. Questa è la prospettiva soggettiva da cui ciascuno di noi ha il mondo. Ma, come dicevamo, Hegel, ci sono creature, e noi siamo creature di questo tipo, che sono in grado di trascendere il proprio particolare punto di vista, di fare un passo indietro rispetto al proprio punto di vista soggettivo e di allargare lo sguardo per formarsi una concezione più ampia che abbia come oggetto, da un lato, la visione iniziale, soggettiva,
che avevamo, dall'altro la sua relazione col mondo. Quindi facendo un passo indietro, noi tentiamo in molti casi di distanziarci dalla prospettiva soggettiva di partenza, di metterla in relazione con ciò di cui era la prospettiva, con ciò che guardavamo, che percepivamo a partire da quella prospettiva, cercando di formarci una concezione allargata in cui la nostra prospettiva iniziale venga messa in relazione col mondo. In questo modo, scrive Nagel, trascendiamo il nostro punto di vista particolare e sviluppiamo una coscienza allargata che accoglie il mondo più pienamente dentro di sé. Per fare un esempio, con lo sviluppo della scienza moderna si sono distinte le qualità primarie dalle qualità secondarie delle cose. E l'idea è che cose come il colore rosso abbiano a che fare inestricabilmente col modo in cui le cose appaiono dalla nostra prospettiva, ma che le cose non siano oggettivamente rosse. Questa perlomeno è la storia che di solito si racconta riguardo alle qualità secondarie. L'idea dunque è che con lo sviluppo della scienza moderna ci siamo resi conto che i colori, le qualità secondarie delle cose, facciano parte soltanto del nostro modo soggettivo di percepire il mondo e non del mondo oggettivamente inteso. Proseguendo per questa strada, le scienze naturali sono riuscite a elaborare una concezione del mondo, una concezione assoluta del mondo, come la chiama Bernard Williams, parlando più o meno della stessa cosa di cui parla Nagel, una concezione del mondo che non dipende intrinsecamente dalla nostra costituzione psicofisica, dalla porzione dello spettro elettromagnetico che siamo in grado di percepire, dai concetti con cui inizialmente ci accostiamo al mondo. Una concezione del mondo che è accessibile anche a coloro che non condividono le nostre provinciali, locali, prospettive di partenza. Ora, al centro dell'attenzione di Nagel sta la relazione fra queste prospettive, la prospettiva soggettiva e la prospettiva oggettiva. Secondo Nagel, la relazione fra queste due prospettive non è semplicemente una relazione di sostituzione di prospettive soggettive con prospettive sempre più oggettive, perché in realtà le prospettive sempre più oggettive non riescono a rendere conto di tutto ciò di cui possiamo desiderare di rendere conto. E quindi si pone il problema di mettere in relazione prospettiva soggettiva e prospettiva oggettiva, e in qualche modo di conciliarle all'interno di un quadro unitario. Ma questa conciliazione non è sempre possibile, e la difficoltà di giungere a questa conciliazione dà origine a problemi filosofici centrali nella teoria della conoscenza, nella filosofia della mente, in metafisica e, ciò che ci interessa stasera, in etica. Il problema che Nagel affronta nel decimo capitolo di Lo sguardo da nessun luogo è il problema di conciliare prospettive soggettive e prospettive oggettive nell'ambito dell'etica. Anche riguardo al nostro agire morale, emerge la distinzione di queste prospettive. Noi agiamo sulla base di interessi, desideri che scaturiscono dalla nostra particolare prospettiva sul mondo, ma allo stesso tempo
riconosciamo l'esistenza di ragioni per agire più impersonali, che non dipendono dai nostri interessi e desideri soggettivi, ma che hanno a che fare col riconoscimento degli interessi e dei desideri dei nostri simili. E anche in questo campo si ha la necessità di comprendere come le due prospettive stiano in relazione l'una con l'altra e di come sia possibile riconciliarle in un quadro coerente. Comincio dunque a leggere il testo di questa sera, che non è in realtà tutto il capitolo 10 di Lo sguardo da nessun luogo, perché ho effettuato qualche taglio per non fare troppo tardi e per stare nei 40-45 minuti che ho a disposizione. Mi servo della traduzione italiana, uscita prima dal Saggiatore e poi da Mimesis, che però ho modificato in vari punti dove non mi pareva sufficientemente perspicua. Quindi se qualcuno di voi avesse sotto il testo in traduzione italiana, non si stupisca che ciò che andrò a leggere è stato modificato in vari punti. Consiglio eventualmente a chi volesse riprendere in mano il testo e leggesse con facilità l'inglese di procurarsi l'originale The View from Nowhere. Comincio dunque a leggere da pagina 247. Il conto per due persone in un ristorante moderatamente costoso di New York è uguale al reddito annuale pro capite del Bangladesh. Ogni volta che pranzo fuori, non perché devo, ma solo perché mi fa piacere, il denaro potrebbe evidentemente produrre una maggior quantità di bene se contribuisse ad alleviare una carestia. Lo stesso si può dire per molti acquisti di abiti, vino, biglietti teatrali, vacanze, regali, libri, dischi, mobili, bicchieri di cristallo. Tutto si somma, dando come risultato una forma di vita e una gran quantità di denaro. Se si occupa una posizione abbastanza avvantaggiata in una distribuzione economica mondiale assolutamente ineguale, la differenza di costo tra la vita cui si è probabilmente abituati e un'esistenza molto più modesta, ma perfettamente tollerabile, è sufficiente a nutrire parecchie dozzine di famiglie ridotte alla fame un anno dopo l'altro. Sono qui fuori tema eventuali dubbi relativi al modo migliore di combattere le carestie e altri mali. È chiaro che una moralità fortemente impersonale, con qualche significativo requisito di imparzialità, può costituire una seria minaccia al tipo di vita personale che molti di noi ritengono desiderabile. Questo vale non solo per moralità puramente impersonali come l'utilitarismo o altre visioni conseguenzialiste, purché una moralità ammetta ragioni sostanziali neutrali rispetto alla gente, derivanti dagli interessi altrui, si troverà di fronte a questo problema, anche se garantisce un peso significativo a ragioni relative alla gente di autonomia e obbligazione. Anche se gli interessi personali il cui valore è legato alla mia prospettiva non devono competere nelle mie deliberazioni pratiche con i valori personali corrispondenti di altri, devono competere con il valore impersonale connesso alla soddisfazione di bisogni più fondamentali di altri, un valore che non posso considerare relativo quando lo considero oggettivamente. Potrebbe non interessarmi che il denaro che pago per un pasto di tre portate permetterebbe a qualcun altro di completare la sua collezione di francobolli, costruire un monumento al suo dio o passare un paio di giorni sulle piste di sci, anche se è più interessato a quelle cose di quanto io sia interessato al cibo. Ma non posso essere così indifferente al fatto che potrebbe salvare qualcuno dalla denutrizione, dalla malaria o forse più indirettamente dall'analfabetismo o da una carcerazione senza processo. L'enormità dei problemi del mondo e l'ineguaglianza di accesso alle sue risorse produce un carico di colpa potenziale che, a seconda del temperamento,
può richiedere una considerevole ingegnosità reprimere. Un atteggiamento che si può prendere verso questo problema è che non ci si può fare nulla. Nessuno ha mai detto che la moralità sia facile. Ma vi è un'altra risposta che prende il problema come base di una critica delle richieste morali impersonali. Un importante sviluppo nella filosofia morale recente è il fatto che Bernard Williams ha messo in discussione le richieste della moralità impersonale dal punto di vista dell'agente individuale cui quelle richieste sono rivolte. Williams si oppone non solo all'utilitarismo e ad altre teorie conseguenzialiste, ma anche alle teorie kantiane. L'obiezione generale è che le moralità impersonali ci richiedono troppo e che se accettiamo quelle richieste e agiamo di conseguenza, non possiamo vivere delle vite buone. Intendo discutere le assunzioni relative alle condizioni sulla moralità che sono implicate da questa critica. Il problema non è solo che una moralità impersonale può di tanto in tanto richiederci di agire contrariamente ai nostri interessi. Il suo effetto sulle nostre vite è più profondo. Una moralità impersonale ci richiede non solo certe forme di condotta, ma anche i motivi necessari a produrre quella condotta. Penso che questo valga per qualsiasi moralità adeguatamente sviluppata. Se ci si richiede di fare certe cose, allora ci si richiede di essere il tipo di persona che le faranno. E l'adesione a vari tipi di moralità impersonale richiede un insieme di motivi e di priorità tra gli stessi, che secondo Williams è incompatibile con altri motivi necessari per una vita umana buona. In particolare, egli sostiene che le richieste impersonali escludono l'impegno a progetti personali, che è una condizione per l'integrità della propria vita, e che indeboliscono l'impegno verso particolari altre persone, che è una condizione dell'amore e dell'amicizia. Il costo dell'alienazione dei propri progetti e dalla propria vita è troppo alto. Ecco, questo dunque è in prima battuta il problema. Una moralità impersonale, una moralità da una prospettiva oggettiva, fa delle richieste, impone delle esigenze che possono apparire, che sono in conflitto con la nostra aspirazione a condurre una vita buona. È stato Bernard Williams in anni relativamente recenti a osservare e a discutere la questione, traendo una critica a morali impersonali come quella utilitaristica. Vediamo come prosegue Nagel. Intendo esplorare questa discussione sulle posizioni relative della vita buona e della vita morale, o del vivere bene e dell'agire giustamente nella teoria etica. Ecco, vedete, il conflitto, la tensione, quantomeno, è fra il vivere bene e l'agire giustamente o rettamente. Prosegue Nagel. Non cercherò di definire questi termini perché la loro analisi è parte del problema, ma assumerò una comprensione approssimativa della distinzione prima facie tra i concetti. Dirò solo che per vita morale intendo una vita che rispetti i requisiti morali. Più avanti dirò qualcosa sulla virtù supererogatoria che va oltre questi requisiti. La discussione si svolge fra più di due parti, perché vi sono diverse posizioni rivali che si distinguono per il modo in cui rispondono a tre domande. La prima domanda: in quale misura le idee di vita morale e vita buona sono logicamente indipendenti? La seconda: se non sono indipendenti, quale di esse ha priorità nel determinare il contenuto dell'altra? La vita buona deve essere morale o la vita morale deve essere buona?
Terza questione. Nella misura in cui sono indipendenti, quale di esse ha priorità nel determinare come è ragionevole o razionale vivere per un individuo? Non si sente l'audio? Qualcuno potrebbe per favore dirmi se sentite? Ciao Giorgio, io sento perfettamente. Oh, ciao Walter. Va bene, allora penso di poter proseguire, forse il problema è stato superato. Per me non ci sono problemi. Provo a proseguire allora. Ho letto dunque le tre domande. Riprendo la terza domanda per arrivare alla fine. Nella misura in cui... Sì? Provo, ok, forse è meglio, d'accordo. Bene, allora riprendo dalla terza domanda. Nella misura in cui sono indipendenti, quale di esse, si intende la vita buona o la vita morale, ha priorità nel determinare come ragionevole o razionale vivere per un individuo? Dovrebbe un individuo opporsi alla moralità se è in conflitto con la vita buona, o dovrebbe sacrificare la vita buona alla moralità? O è ragionevole fare tutte e due le cose? O la risposta varia con la forza delle pretese in conflitto? Dobbiamo quindi considerare la relazione tra tre concetti: la vita buona, la vita morale e la vita razionale. Quello che mi interessa particolarmente è l'assunzione che una moralità debba cercare di dire agli individui come possono vivere una vita buona, o almeno come possono vivere una vita morale che non sia anche una vita cattiva, e che nell'assumere questa responsabilità essa si espone a una possibile critica dal punto di vista di un'idea più esauriente di cosa significa vivere bene, un'idea che include più della moralità. Quando il bersaglio di tale critica è una moralità impersonale, abbiamo un esempio fondamentale dello scontro tra la prospettiva personale di ogni individuo e la prospettiva distaccata, più oggettiva, con cui tale moralità è naturalmente connessa. Questo scontro offre alla teoria morale un compito fondamentale. Sono giunto così alla fine del primo paragrafo del capitolo. Nel secondo paragrafo, Nagel passa in rassegna alcuni precedenti storici e qui taglierò un po' per rientrare nei tempi. Il problema di come trattare la ribellione individuale contro la moralità è antico. In modi differenti, molte difese filosofiche della moralità hanno cercato di armonizzarla con il più ampio bene di ogni individuo, facendone una parte del bene umano, oppure concependola in modo da evitare il conflitto. Pochi esempi. La Repubblica di Platone è un tentativo eroico di riconciliare le due prospettive, mostrando che la virtù morale costituisce una parte indispensabile del bene di ogni persona. Kant, d'altra parte, sostiene che l'armonia è qualcosa di cui non possiamo dimostrare la necessità, ma che per ragioni morali dobbiamo postulare come dotata di realtà noumenica, anche se non possiamo rintracciarla nel mondo dell'esperienza. Così possiamo sperare che al di fuori delle nostre vite temporali, in virtù dell'immortalità dell'anima e dell'esistenza di Dio, il bene superiore sia realizzato e la felicità sia perfettamente correlata ad averla meritata. Vi sono anche coloro che negano esplicitamente la correlazione, come Nietzsche, il cui rifiuto della moralità impersonale è un'asserzione del dominio dell'ideale di vivere bene. È importante che questo ideale non sia identificato solo con il perseguimento riuscito dei propri interessi di lungo periodo o del proprio piacere. Nel caso di Nietzsche questo è chiaro. L'ideale della vita buona deve essere inteso molto ampiamente quando si riflette su questo conflitto. Salto, come vi dicevo, un'altra parte della rassegna contenuta nel secondo paragrafo e arrivo direttamente al terzo. Cinque alternative. Scrive Nagel. Per affrontare sistematicamente la questione, distinguerò diverse posizioni sulla priorità relativa della vita buona e della vita morale.
la visione cui sono incline emergerà via via e può essere meglio difesa per contrasto con le alternative. Prima posizione. La vita morale è definita nei termini della vita buona. Questa è più o meno l'idea di Aristotele. Essa non implica che le due idee siano equivalenti, ma che il contenuto della moralità sia definito nei termini delle condizioni necessarie per una vita buona, in quanto questa dipende da certi aspetti della condotta individuale, come la relazione dell'individuo con gli altri, l'adempimento del suo ruolo sociale e l'espressione e il controllo delle sue emozioni. Il test per i principi morali sarà il loro contributo, strumentale o costitutivo, alla vita buona come un tutto. Ma poiché siamo esseri sociali, questo può implicare alcune delle virtù morali familiari. Seconda posizione. Inversamente, la vita buona è definita nei termini della vita morale. Questa è la posizione di Platone. Può ammettere che la vita buona è più complessa della moralità, purché si assegni priorità assoluta alla componente morale, per cui anche se due vite morali possono non essere ugualmente buone, a causa delle differenze di salute, per esempio, una vita morale è sempre meglio di una immorale, per quanto buona sia quella immorale sotto altri aspetti. Ambedue queste posizioni implicano che il conflitto tra i due tipi di vita sia logicamente impossibile, a causa della loro relazione interna. Le due posizioni che seguono ammettono invece la possibilità di un conflitto e dicono come esso può essere risolto nella scelta razionale. Abbiamo dunque la terza posizione. La vita buona prevale sulla vita morale. Questa è la posizione di Nietzsche, espressa anche da Trasimaco nella Repubblica. L'idea è che se tenendo in considerazione tutto, una vita morale non sarà per l'individuo una vita buona, sarebbe un errore viverla. Naturalmente si può sostenere, come fanno Trasimaco e Nietzsche, che la moralità sia in sé cosa cattiva per chi la possiede. Quarta posizione. All'inverso, la vita morale prevale sulla vita buona. Questo sarebbe vero, penso, nella forma più naturale di utilitarismo e anche in molte teorie deontologiche non religiose, incluse le teorie dei diritti. L'idea non è che la moralità sarà necessariamente in conflitto con la vita buona, ma che può esserlo, e quando questo accade, essa ci fornisce una ragione sufficiente per sacrificare il nostro bene. Questa posizione, come la terza posizione, può considerare la moralità come parte della vita buona, purché non sostenga che una vita morale è sempre meglio di una immorale. Quando sarebbe meglio quella immorale, si deve adottare quella morale non perché la vita è migliore, ma nonostante sia la peggiore. Infine, vi è una posizione intermedia, la quinta. Né la vita morale né la vita buona prevalgono costantemente l'una sull'altra. Questa quinta posizione assume, come la terza e la quarta, che le due cose, la vita buona e la vita morale, non siano interdefinibili e che ciascuna di esse sia sorretta da ragioni che possono variare in intensità relativa. Il mio punto di vista è che le prime tre posizioni sono sbagliate e che la scelta davvero difficile è tra la quarta e la quinta, sebbene io sia incline a preferire la quarta. La quarta, vi ricordo, è quella secondo cui la vita morale prevale sulla vita buona. La visione secondo cui le considerazioni morali hanno la prevalenza è comune, ma se è corretta non è una questione di definizione, piuttosto dipende dalla verità sull'etica. Questo è quello che penso. Anche se agire giustamente è parte del vivere bene, non è tutto il bene, né parte dominante di esso, perché la prospettiva impersonale che riconosce le pretese della moralità è solo un aspetto in un individuo normale. Tra gli altri, è solo un aspetto tra gli altri in un individuo normale. E vi sono momenti in cui fare la cosa giusta può costare, nei termini di altri aspetti della vita buona, più di quanto contribuisca alla vita buona in se stessa. Ecco, Hegel ha quindi presentato queste cinque posizioni, ha dichiarato che la scelta difficile è fra la quarta e la quinta, ha dichiarato la propria
predilezione per la quarta e ora procede a fare alcune considerazioni nel merito. Leggo. La posizione 1, la prima posizione, è sbagliata, secondo me, perché i requisiti morali hanno la loro origine nelle pretese di altre persone e la forza morale di quelle pretese non può essere limitata strettamente dalla loro capacità di essere compatibili con una vita individuale buona. Questo è inevitabile se l'etica include qualche condizione significativa di imparzialità. La seconda posizione è sbagliata perché noi siamo più complessi e quindi è più complesso ciò che per noi è bene e male di quanto sia direttamente implicato dalla moralità. Può essere che gli estremi dell'immoralità costituiscano un male dominante, cioè che essere terribilmente malvagi sia talmente cattivo che nessuna compensazione di altra natura potrebbe implicare che una persona del genere starebbe peggio se non fosse malvagia. Ma la relazione tra moralità e vita buona in generale non è determinata da casi come questo. Vivere bene e agire giustamente sono due cose che abbiamo ragione di volere, e benché possa esservi qualche sovrapposizione, queste ragioni sono generalmente di tipo differente e hanno origini differenti. Anche se le ragioni per ciascuna tengono conto di tutti i fatti, ciascuna non include tutte le ragioni che ci sono. Che la vita morale sia almeno una parte della vita buona sembra vero secondo qualsiasi visione che non consideri la moralità come un surrogato puramente strumentale o anche come un vero e proprio male. Se vi sono ragioni intrinseche per essere morali, allora essere morali sarà in quella misura un bene per l'individuo, anche se egli non lo ricerca per autointeresse. Si può specificare meglio questo punto se consideriamo l'idea di Williams che la moralità impersonale richiede l'alienazione dell'individuo dai suoi progetti e impegni. Credo che questo sia contrario al vero. Se la prospettiva impersonale è un aspetto importante del sé, allora quest'ultimo sarebbe lasciato nel ruolo di spettatore pure distaccato della sua vita se non potesse entrare nel ragionamento pratico e nell'azione nel modo previsto dalla moralità impersonale. Questa forma di alienazione può essere evitata solo nella misura in cui progetti personali e azione individuale possono essere armonizzati con requisiti universali, requisiti che sono appresi da una prospettiva impersonale e tipicamente espressi da certe moralità. Si suppone che, dopo tutto, quelle moralità universalistiche corrispondano a qualcosa di molto importante che c'è in noi. Non sono imposte dall'esterno, ma riflettono la nostra disponibilità a vedere noi stessi e il nostro bisogno di accettare noi stessi dall'esterno. Senza tale accettazione saremmo alienati in modo significativo dalla nostra vita. Tuttavia, la prospettiva impersonale non è la vita umana nella sua interezza. Vi sono anche altre cose, e questo rende probabile che in certe circostanze una vita morale sarebbe peggiore di una vita immorale con altre compensazioni. Agire in accordo con ragioni morali e anche agire in accordo con la risultante di tutti i tipi di ragione, non è la totalità di ciò che è bene in una vita individuale, perché le ragioni non sono tutto. La moralità potrebbe fornire ragioni schiaccianti, derivanti dagli interessi degli altri, per scegliere una vita peggiore, senza che quella scelta, dopo tutto, renda migliore la nostra vita. Ma non si può assumere che se ammessa la possibilità di conflitto tra moralità e vita buona, il peso delle ragioni ricadrà sempre dalla parte delle moralità, come sostiene la posizione 4. Secondo qualsiasi visione che prenda sul serio l'esistenza di ragioni morali indipendenti, esse avranno spesso più importanza del bene dell'individuo, contrariamente a quanto dice la posizione 3, che assegna priorità assoluta alla vita buona. Ma forse, talvolta, non l'avranno. Dipende dalla natura delle ragioni morali e dalla razionalità umana. Questo ci porta alla scelta tra le alternative 4 e 5. Vi rileggo la quarta alternativa, è quella secondo cui la vita morale prevale sulla vita buona, e la quinta è quella secondo cui né la vita morale né la vita buona prevalgono costantemente l'una sull'altra. È chiaro come la quinta alternativa
potrebbe realizzarsi secondo certe teorie della moralità del bene umano. Per esempio, se si identifica la moralità con l'espressione di certi giudizi distaccati, imparziali, di approvazione e disapprovazione, come Hume, allora è ancora una questione aperta che parte all'obbedienza a quei giudizi nella vita buona come un tutto e che peso dovrebbero avere nelle decisioni razionali, assumendo si creda che vi sia qualcosa come una decisione razionale. Anche le teorie della moralità come sistema di pratiche sociali o regole o convenzioni soddisfano la condizione 5. Ma, prosegue Nagel, sono più interessato a capire se essa può essere soddisfatta da moralità impersonali con pretese universali, come l'utilitarismo e certe forme di kantismo. Tali moralità pretendono di derivare il loro contenuto da una visione delle azioni sub specie aeternitatis, anche se interpretano questo in modi differenti. Una prospettiva universale che non distingue tra se stessi e chiunque altro implica principi generali di condotta che si applicano a se stessi perché si applicano a chiunque. Vi è una tendenza naturale a identificare la prospettiva superiore con il vero sé, oppresso forse da un fardello individualistico. E vi è un'ulteriore tendenza ad accordare priorità assolute ai suoi giudizi nel governo della vita. Questa ulteriore tendenza è rintracciabile negli ideali di trascendenza morale. È possibile resistere a queste tendenze e avere una tale concezione, credendo al contempo non solo che la vita buona include più della moralità e possa confliggere con essa, ma anche che la moralità possa talvolta essere razionalmente rifiutata per ragioni non morali, incluse quelle che hanno a che fare con la vita buona? Tutto dipende dal posto che si assegna alla prospettiva impersonale in una concezione più ampia della vita umana. Naturalmente, questa questione in senso ampio è una questione di teoria etica, come ogni questione sulla relazione tra i requisiti morali e tutto il resto. E si potrebbe dire che una risposta alla quale ammetta che la prospettiva impersonale non è dominante è meglio interpretata come un rifiuto della moralità impersonale e l'adozione al suo posto di una moralità più complessa. Ma penso che ciò dipenderebbe dal funzionamento del sistema complessivo, dalla possibilità di descriverlo legittimamente come una moralità alternativa piuttosto che come una combinazione di moralità e altre cose. I fattori che prevalgono sulla moralità impersonale, o determinando la vita buona o governando la ragione pratica, possono essere semplicemente troppo personali e non universali per costituire un sistema morale alternativo. Potrebbe trattarsi di ragioni che non possono essere adottate dall'esterno come valide per chiunque. Nagel dichiara che è incline a rifiutare questa possibilità contro la posizione 5. Prosegue: sono fortemente incline a sperare e meno fortemente a credere che la moralità corretta avrà sempre dalla sua parte la prevalenza delle ragioni, anche se non coincide necessariamente con la vita buona. Qui vi è il pericolo che, volendo garantire la coincidenza tra moralità e razionalità, io possa cadere in un errore analogo a quello che ho condannato nei tentativi di assicurare la coincidenza tra vite buone e morali, definendo le prime nei termini delle seconde e viceversa. Penso che la cosa importante sia che la convergenza tra razionalità ed etica non sia realizzata troppo facilmente, e certo non attraverso una semplice definizione del morale come razionale o del razionale come morale. Non è chiaro se posso evitare questa forma di banalizzazione, ma cercherò di farlo. Vediamo dunque come Nagel cerca di evitare la banalizzazione e di eseguire questo compito, di evitare che la convergenza tra razionalità ed etica sia realizzata troppo facilmente e non attraverso una semplice definizione del morale come razionale o del razionale come morale. Ci propone un modo di pensare alla moralità impersonale come uno sviluppo a più stadi. Sono nel quarto paragrafo. Potremmo pensare alla moralità impersonale
come evento uno sviluppo a stadi. La sua origine è il desiderio di essere in grado di sottoscrivere o accettare le proprie azioni e le loro giustificazioni da una prospettiva esterna alla nostra situazione particolare, che non è pure quella di qualsiasi altra persona particolare. Tale prospettiva deve essere non solo distaccata, ma universale e deve impegnare la volontà. Inizialmente questo può sembrare produrre il risultato che devo accordare al benessere e ai progetti degli altri lo stesso peso che accordo ai miei e a quelli delle persone che mi stanno a cuore, che devo essere imparziale tra me e gli altri, come lo sarei tra persone che non conosco. Anche se si fanno degli aggiustamenti per escludere da questa condizione certi interessi che possono continuare a muovermi, ma che la loro natura personale rende oggetto inadeguato di considerazioni impersonali, come ambizioni individuali di successo o l'amore romantico, il peso residuo delle ragioni impersonali che derivano dal bene di tutti sarà davvero consistente rispetto ai miei interessi nella maggior parte dei casi. Devo riconoscere che oggettivamente non sono più importante di chiunque altro. La mia felicità e la mia infelicità non contano più di quella di chiunque altro. E la parte di me che riconosce questo è centrale. Non è meno parte di me della mia prospettiva personale. Questo è il primo stadio dello sviluppo di una moralità impersonale. Allo stadio successivo, il conflitto tra queste due forze diventa esso stesso un problema etico, che deve essere risolto vedendo quale soluzione può essere sottoscritta da una prospettiva esterna. Non mi sto riferendo all'ovvia osservazione che i requisiti morali, che generalmente accettati, peggiorerebbero seriamente la vita della gente, non attraverso le conseguenze delle azioni che ne derivano, ma attraverso il carattere interno delle vite così vissute, saranno in tal misura imperfetti. Questa è una conseguenza di qualsiasi moralità impersonale realisticamente elaborata. Essa non escluderà principi che richiedano l'estremo sacrificio di sé, purché le vite di altri possano in questo modo essere rese sufficientemente migliori. Ma una riflessione sui motivi umani potrebbe generare un'ulteriore modificazione delle richieste della moralità impersonale, una modificazione basata sulla tolleranza e sul riconoscimento dei limiti. Vedendo la situazione dall'esterno, posso riconoscere che il peso di ragioni impersonali, per quanto pienamente siano accettate, dovrà ancora scontrarsi con l'influenza immediata di motivi più personali, che rimangono attivi anche se se ne è tenuto conto dalla prospettiva impersonale, come dei desideri di una persona tra le altre. Non è solo che i miei interessi personali mi indurranno a ribellarmi contro richieste impersonali, anche se questo può accadere, è che questa resistenza riceverà un certo contributo dalla prospettiva oggettiva stessa. Quando consideriamo oggettivamente gli individui e pensiamo a come dovrebbero vivere, una considerazione è la loro complessità motivazionale. È probabile che il risultato sarà che a una certa soglia, difficile da definire, concluderemo che è irragionevole aspettarsi che gli individui in generale sacrifichino se stessi e coloro con cui hanno stretti legami personali al bene generale. La questione difficile da dirimere è se questa concezione, questa condizione di ragionevolezza sulla moralità impersonale, si manifesterà in una modificazione dei requisiti morali o semplicemente nell'accettazione del fatto che molti di noi sono poveri peccatori, il che probabilmente è vero in ogni caso. Si potrebbe assumere la linea rigorosa, secondo cui i requisiti morali derivano da una valutazione corretta del peso del bene e del male, impersonalmente rivelati, e che è nostro compito portare i nostri motivi in armonia con questo. E se non possiamo farlo per debolezza personale, questo mostra non che i requisiti sono eccessivi, ma che noi siamo cattivi. Io non credo che le cose stiano così, perché anche se la moralità deve emergere da una prospettiva impersonale, questa prospettiva deve tenere conto del tipo di esseri complessi a cui è destinata. L'impersonale è solo un aspetto della loro natura, non il tutto. Quello che è ragionevole chiedere loro e quello che impersonalmente ci si aspetta da loro dovrebbe riflettere questo. Dobbiamo, per così dire, raggiungere un compromesso tra i nostri sé superiori e inferiori per arrivare a una moralità accettabile. In questo modo, il divario tra requisiti morali e quelli più comprensivamente razionali, può essere ristretto. Questo implica che vi sia una approvazione impersonale della formulazione di un certo equilibrio tra ragioni personali e impersonali.
Salto il passaggio sulla morale supererogatoria, perché mi rendo conto di non avere più molto tempo a disposizione, e vengo all'ultimo paragrafo. Politica e conversione. Rimane qualcosa di profondamente insoddisfacente nel conflitto tra la vita buona e la vita morale, e i compromessi tra esse, che produce una costante pressione a reinterpretare una di esse o tutte e due in modo che sia garantita la loro coincidenza. Dicendo che tali conflitti sono possibili, non intendo trattarli alla leggera. Se è il compito di una teoria etica identificare sia la vita morale sia la vita buona ed esplicitare le ragioni che abbiamo di condurre ciascuna di esse, allora una teoria che permette loro di divergere sosterrà qualcosa che è difficile da accettare, data l'importanza di ciascuno di questi ideali. Poiché non vogliamo che la vita sia così, è naturale sperare che tali teorie siano false, ma questo non può confutarle. Come Williams, trovo l'utilitarismo troppo esigente e spero che sia falso. Ma questi problemi non scompariranno se si rifiuta l'utilitarismo. La fondamentale intuizione morale, che oggettivamente nessuno conta più di chiunque altro, e che questo riconoscimento deve essere di fondamentale importanza per ciascuno di noi, anche se la prospettiva oggettiva non è la nostra sola prospettiva, crea nel sé un conflitto troppo potente per ammettere una facile soluzione. Dubito che un'attraente riconciliazione di moralità, razionalità e vita buona possa essere realizzata entro i confini della teoria etica intesa in senso stretto. Questo dubbio conduce nelle due pagine finali del saggio che ora vi vado a leggere, Nagel a cercare un modo differente di trattare i conflitti tra moralità e vita buona, tra moralità impersonale e vita buona, conduce a cercare un modo differente di trattarli non nella teoria, ma nella vita. Leggiamo. Lo scontro tra moralità e vita buona è una condizione insoddisfacente che ci pone di fronte a un compito. E sebbene possa servire una teoria per la sua soluzione, la soluzione in sé non è semplicemente una nuova teoria, ma un cambiamento nelle condizioni di vita. Richiamerò due possibili approcci. Il primo è la conversione personale. Una persona che si convinca della verità di una moralità che le rivolge richieste impossibili, come l'utilitarismo, se è ricca in un mondo di estrema ineguaglianza, può essere in grado, con un salto di autotrascendenza, di cambiare la sua vita così radicalmente dall'interno che la subordinazione a questa moralità, al benessere dell'umanità o di tutti gli esseri senzienti, diventi la sua preoccupazione irresistibile e il suo bene dominante. Potrebbe essere una scelta personale, o qualcosa che dal suo punto di vista chiunque dovrebbe fare, una richiesta di trasformazione umana. Dal punto di vista di chi si trovi davanti alla prospettiva di un tale salto, esso naturalmente sembrerà un sacrificio terribile o anche una forma di autoimmolazione. Ma questo vale sulla base dei criteri di vita buona definiti dalla sua condizione anteriore alla conversione. Il problema è trovare la forza per fare il salto, dati i valori personali davvero differenti che ora ha. Se il suo senso di alienazione relativamente allo scontro tra la sua moralità e la sua vita è abbastanza acuto, questo può contribuire a fornire l'impulso richiesto. Ma ovviamente tali conversioni, come altre, possono essere molto dolorose. Ecco, questa è la prima strada per riconciliare le esigenze di una morale impersonale con l'aspirazione a vivere una vita buona. Una conversione principale, una conversione personale, un salto, un autotrascendersi per riconciliare, riporre in armonia le due dimensioni etiche. La seconda alternativa invece è politica. Leggo. Ho detto qualcosa sul ruolo delle istituzioni politiche nell'esteriorizzare lo scontro delle prospettive. Questo Nagel l'ha fatto
nei capitoli precedenti. Un compito importante, forse il più importante del pensiero e dell'azione politica, è quello di organizzare il mondo in modo che chiunque possa vivere una vita buona, senza fare il male, senza offendere gli altri, senza beneficiare ingiustamente della loro sfortuna, e così via. L'armonia morale, e non soltanto la pace civile, è il giusto scopo della politica, e sarebbe desiderabile realizzarlo senza imporre a tutti il tipo di profonda conversione personale necessaria per rendere impossibile lo scontro tra moralità e vita buona. Un certo grado di alterazione della personalità individuale è una parte legittima dell'ambizione di riconciliazione tramite la politica, ma non deve essere così radicale come quella che si richiede nella conversione personale vera e propria, dove tutto avviene dentro una singola anima e può essere necessario lasciare molte cose. Consideriamo invece lo scontro tra valori personali e moralità impersonali come uno scontro tra ideali a nessuno dei quali dovremmo voler rinunciare. Per cui abbiamo di fronte il compito costruttivo di creare un mondo in cui lo scontro effettivo sarà contingentemente ridotto, se non eliminato, e le istituzioni sotto cui viviamo ci renderanno possibile condurre vite personali ricche, senza negare le pretese impersonali che derivano dai bisogni di miliardi di nostri coinquilini. Questa non è ancora una teoria etica o politica, ma descrive la forma che penso debba prendere una teoria che armonizzi moralità e vita buona senza lasciar cadere troppo di nessuna delle due. Ecco, sono all'ultima pagina del testo. Nagel ha proposto due vie pratiche di soluzione del conflitto, la conversione personale e la via della politica. Data una scelta tra questi due metodi per trattare lo scontro di prospettive, io, dichiara Nagel, preferisco il secondo, che introduce una divisione normativa del lavoro nella vita umana e richiede quindi un'unificazione meno eroica. Ma nello stato attuale del mondo potremmo non avere scelta, perché il compito di creare un ordine politico con l'armonia morale desiderata sembra così vasto e urgente che potrebbe richiedere una conversione personale radicale di molti individui perché si inizi a realizzarlo. Tuttavia, ha senso chiedersi quale debba essere il nostro ideale morale, e a questa domanda darei una risposta pluralista e anticomunitaria. Il mondo che sogno, conclude Nagel, emergerebbe da un processo di ricostruzione politica che non implicherebbe uomini nuovi, irriconoscibilmente differenti da noi, in quanto dominati da valori impersonali, cosicché la loro felicità individuale consisterebbe nel servire l'umanità. Questo potrebbe essere migliore del mondo che abbiamo ora, ma a parte il problema se una cosa del genere sia possibile, sarebbe un mondo più povero, di uno in cui la grande varietà delle pretese impersonali fosse soddisfatta da istituzioni che lasciassero gli individui, compresi coloro che mantengono e fanno funzionare quelle istituzioni, liberi di dedicare considerevole attenzione ed energia alla loro vita e a valori. Capitolo. Nagel dichiara la sua preferenza per la via politica alla soluzione del conflitto, per una via che non costringa le persone a impoverire le loro vite, rinunciando ai loro ideali personali, ai loro punti di vista, alle loro aspirazioni personali, alla vita buona, ma che è una soluzione politica che renda possibile a tutti, idealmente, di ritrovarsi in questa situazione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vorrei concludere questa lettura con un augurio, che è che la situazione di ciascuno di voi, quella in cui vi ritrovate, quella che contribuirete a costruire, non renda mai insostenibile il compito di conciliare le esigenze impersonali della moralità con la possibilità di vivere una vita buona, in cui possiate perseguire i vostri molteplici, variegati ideali, come scrive Nagel, senza fare il male, senza danneggiare gli altri, senza beneficiare ingiustamente della loro sfortuna.
Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.